Quali sono i consigli fondamentali che si possono dare per conquistare un uomo? Sono due fondamentalmente. Il primo è non spaventarlo da un punto di vista logico-razionale, da un punto di vista cognitivo, direi, e stimolarlo da un punto di vista analogico, stimolarlo da un punto di vista emotivo. Cosa significa non spaventarlo da un punto di vista logico-razionale? Significa non manifestare quelle che sono le tue esigenze. Se le tue esigenze sono quelle, ad esempio, di farti una famiglia, di farti sposare, di avere dei figli, di andare a convivere o cose di questo genere, non devi manifestarle, altrimenti lo metti sulle difensive, perché il maschio, per definizione, accetta, diciamo, il nido familiare se è innamorato, se è coinvolto. Se tu manifesti questa tua esigenza prima che lui sia innamorato e sia coinvolto, attivi tutti i meccanismi di difesa, per cui potrai essere anche la donna più bella del mondo, ma non verrai presa in considerazione da quel punto di vista lì, magari solo sessualmente sì. E dall'altro bisogna stimolarlo da un punto di vista emotivo. Molte donne confondono lo stimolo emotivo con quello sessuale. Quello sessuale non ha bisogno di essere, diciamo, acceso nel senso di esaudito, va semmai amplificato, e possiamo amplificare ciò che non esaudiamo completamente. Perché se tu, come dire, soddisfi in modo, come dire, preciso le sue esigenze sessuali, non generi desiderio. Invece il coinvolgimento, che preclude la possibilità di che lui si coinvolga per avere una relazione stabile con te, prevede che il suo desiderio sia acceso e quindi deve fare delle proiezioni su di te, deve proiettare su di te, quindi devi diventare un oggetto di desiderio. Un oggetto di desiderio non può essere un qualcosa di completamente noto, completamente conosciuto. Devi sempre mantenere un velo del mistero, anche in una relazione poi di coppia duratura. Devi sempre imparare a lasciare qualche spazio di te non completamente conosciuto, in modo tale che lui possa proiettare quelle che sono le sue fantasie, proiettare quelle che sono le sue esigenze. Queste esigenze non andranno mai soddisfatte completamente, altrimenti il tutto si esaurirà. Quindi le due regole chiave, base per conquistare un uomo sono quelle, ripeto, di non spaventarlo da un punto di vista logico e di stimolarlo da un punto di vista emotivo. Se fai questo bene, non ti resisterà nessun uomo, o comunque pochi, statisticamente diventerai una seduttrice. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao!